castagna a mia insaputa, scandalo in un liceo di Vittorio Veneto, una studentessa 18enne finisce in un video, mezzo, hard, lei pensava fosse un clip musicale. Ora quelle immagini hanno fatto il giro della scuola, e i compagni la tempestano. Nel filmato, le ragazze gattonano mezze nude al guinzaglio di Andrea Di Pre e si strusciano col pornoattore Max Felicitas. Una mangia croccantini da una ciotola. Meno. Scandalo in un liceo di Vittorio Veneto per un video hard, diventato virale nel web, in cui una delle protagoniste è una studentessa 18enne dell'istituto. Lei afferma di aver partecipato in buona fede credendo che si trattasse del semplice videoclip di una canzone. La realtà però è stata ben diversa e ora la giovane ne sta pagando le conseguenze. Quelle immagini hanno fatto il giro della scuola e ora i compagni la tempestano di messaggi ironici. Ma, dice preoccupata la ragazza, mi è arrivata anche qualche minaccia di morte. Ma per capire cosa sta accadendo nel liceo di Vittorio Veneto in questi giorni, bisogna fare qualche passo indietro e ricostruire l'intera vicenda. Nelle scorse settimane era arrivato, sul profilo Facebook della ragazza, un messaggio che le chiedeva se voleva partecipare ad un videoclip da registrare su una spiaggia friulana. Alla 18enne, che in passato aveva lavorato anche in qualche servizio fotografico, l'offerta sembra allettante e accetta senza pensarci troppo sopra. Dopo aver preso i primi contatti le assicurano che si sarebbe trattato di un video musicale che sarebbe diventato il tormentone dell'estate. A questo punto la giovane firma la liberatoria. Inizia a rendersi conto di quanto le sarebbe accaduto una volta arrivata sul set, una spiaggia vicina ad Aquileia in Friuli. E qui incontra anche un personaggio noto alle cronache mondane di serie B, Andrea Di Pre. Si tratta di un ex avvocato trentino, autodefinitosi critico d'arte. Nelle ultime settimane si è anche parlato di lui per il suo annunciato matrimonio con Sara Tommasi, l'ex showgirl che in passato aveva avuto anche diversi problemi a causa della droga. Sotto gli occhi di questo Di Pre, vestito in giacca e cravatta, va in scena sulla spiaggia il video in cui diverse ragazze, tra cui la vittoriese, gattonavano al guinzaglio coperte solamente da un intimo che lasciava poco spazio all'immaginazione. Una di queste era poi costretta a mangiare da una ciotola per cani senza vestiti addosso. Al termine delle riprese la 18enne ha abbandonato con sollievo la compagnia. Ma non immaginava quello che sarebbe accaduto dopo. Il video è stato poi messo su YouTube e rilanciato su Facebook proprio da Di Pre. Nel giro di poche ore è diventato virale e in breve tempo è finito sugli smartphone dei compagni di scuola della ragazza. Ed è stata un'escalation, prima semplici commenti negativi, che si sono ben presto trasformati prima in prese in giro e poi in insulti feroci e minacce contro la ragazza. Ho passato e sto passando un periodo difficile. Vorrei non se ne parlasse più e continuare la mia vita in tranquillità, ha detto la 18enne che, proprio a causa degli insulti e delle minacce, è stata anche costretta a oscurare la sua pagina Facebook.